Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Si riparte, finite le ferie, quindi si riparte, si rinizia con i grandissimi scontri del nostro Johnny 5 Bomba su Full Ace Tennis Simulator. Dunque siamo agli Australian Open, primo grande slam dell'anno ragazzi. Il nostro 5 Bomba è partito bene, facciamo un piccolo recap. È partito bene la stagione vincendo il torneo di Brisbane, 250 ATP, salendo in posizione 32 al mondo, e adesso affronta gli Australian Open e è già al terzo round. Abbiamo visto gli altri due match andati via abbastanza bene per Chin Gom, ha giocato benissimo 3-7-0 entrambi, ma adesso al terzo round c'è lo scoglio più grande di tutto il circuito ragazzi da sorpassare, ovvero il numero uno al mondo, the number one of the world, Novak Djokovic. E dunque non lo so, forse si va a casa ragazzi, forse si va a casa, presumo proprio di sì. Abbiamo già giocato contro Nole, ci ha massacrati, avevamo avuto insomma un po' di paura all'inizio della partita forse, e magari è stato anche quello, ecco, diciamo, che ci ha un po' scoraggiato. Proviamo ad entrare consapevoli che non abbiamo niente da perdere, entriamo in campo consapevoli di questa cosa e vediamo un po' quello che succede ragazzi. Noi ovviamente ce la metteremo tutta per vincere. Andiamoci a lanciare la monetina e vediamo un po' quello che succede. Scegliamo. Vince Nole ragazzi. Sceglie il campo, attenzione a noi la decisione se servire o ricevere. Non lo so, vado a ricevere ragazzi, dai, così giochiamo subito sotto pressione il nostro turno di servizio. Buon match ragazzi, ci siamo, si parte. Vediamo un po' quello che si riesce a fare. La differenza è che ho rimesso un pochino di indicatori rispetto al match precedente con Djokovic. Ho messo soprattutto l'indicatore di caduta della pallina perché era veramente difficile abituarsi a giocare senza, e per non creare insomma dei video brutti ho deciso di rimetterlo ragazzi. Iniziamo a scambiare. Si picchia per modo di dire ragazzi, perché Chin Gom non ha tutta questa forza per picchiare forte, ma insomma ci si prova noi. Djokovic intanto ci butta via ragazzi e conquista, bellissimo punto, 30-0. Sarà veramente, non lo so io, improponibile vincere questo match? Sarà impossibile, penso, a vedere come scambia. Dovremmo fare proprio i salti mortali, presumo, e forse neanche bastano. 30-15. Dovremmo aggrapparci anche agli errori di Nole, soprattutto agli errori di Nole. Conteranno tanto per la riuscita di questo match. Ma intanto 30-15 ragazzi, e vediamo un po' quello che succede. Noi ci crediamo. Resta in campo la palla, ma Nole chiude bene, angolando bene il colpo. 40-15 ragazzi, due palle dell'1-0 per lui. Nonostante non stia servendo granché bene, tra l'altro, perché insomma, però è solido nello scambio. Ci possiamo fare pochissimo ragazzi. Qua si becca un lob però. Si prende. E la lascia andare fuori. No, è buona. Incredibile. No, se era in campo ragazzi poteva essere il punto dell'anno per Chin Gom contro Nole. Va benissimo ragazzi, 1-0 Djokovic, ci siamo. Cerchiamo di tenere perlomeno il nostro turno di servizio. Dunque, concentrazione al massimo. Si parte male con una seconda di servizio molto blanda adesso. Il nastro. Bravo, lungo linea di Nole, bellissimo. 0-15 ragazzi. Purtroppo ragazzi c'è poco da fare, non abbiamo la potenza necessaria ad affrontare uno come Djokovic, noi non ce l'abbiamo proprio ragazzi. Si devono allineare tutti i pianeti ragazzi, tutte le galassie per riuscire a strappare la vittoria, penso a Nole. Andiamo, peccato. 15-30, peccato ragazzi.
ci deve essere insomma un allineamento di veli grossi su nello spazio, ragazzi, nell'universo. Tutto deve incastrarsi al punto giusto e al momento giusto. Proviamolo con una palletta corta, Nole. Non si frega, Nole. 15:40. È proprio di un altro pianeta rispetto a... Andatevi a rivedere l'ultima partita, per esempio, la penultima, contro giocatori molto scarsi rispetto a Djokovic. Lui è tutto di un altro pianeta. Come si muove, come attacca, come fa tutto, ragazzi. Sbaglia. 30-40. Primo set point annullato, dunque, ragazzi. Proviamo a concentrarci un pochino, insomma, e a crederci in questo match. Bravo Shingomba, annulla due set point. Che poi abbiamo passato questi primi minuti di match a parlare e basta, e a pensare poco al match, dando per scontato che si perda. Proviamo ad impegnarci invece e a cercare, insomma, di portare a casa il risultato, Chiediamo il challenge, anche se mi sa che è buona. È buonissima, ragazzi, è veramente buona. Di nuovo set point per Djokovic. Vantaggio dunque suo, esterno. Second service che non è per niente buono. Aia, tiro anche male, meno male che passa. E sbaglia Djokovic. 40 pari dunque. Bravissimo, che grande cingommissimo. Palla dell'1-0 per la prima volta. Dell'1 pari, scusatemi. Bel servizio. Bello, ragazzi. Per un attimo avevo creduto che andasse dentro. Cioè che andasse, che facesse punto. Ci ributta un po' in fondo al campo adesso, Nole. Proviamolo. Sbaglia Djokovic, attenzione, chiede challenge, potrebbe essere il punto nostro. E c'è il punto, ragazzi. Annulliamo tre set point a Djokovic e andiamo subito sull'uno pari. Torno di servizio di Nole. 15-0, buon servizio, ma noi va bene, noi l'allunghiamo, noi ci va bene così, ragazzi. Uno pari, dunque si riparte sull'uno pari. E c'è il passante di Shingomba. 15 pari, ragazzi, scusate l'urlo, ma insomma, capite bene. Abbiamo il number one di fronte a noi, dall'altra parte della rete, qua a Melbourne, ragazzi, in Australia. In Australia, nella Rod Laver Arena. Insomma, c'è un po' di emozione in corso qua. Peccato il contropiede, bravo Nole. 30-15. Bravissimo Nole. Mi sa che c'ho anche l'audio un po' strambo. Qua distrazione, 40-15. Non ci dobbiamo distrarre assolutamente, ragazzi. Ci siamo caricati un pochino. Finalmente prende animo Shingomba, il match un pochino, ragazzi, assai. Ci crediamo, noi ci crediamo. Anche se qua sbaglia. 2-1, cerchiamo di andare a servire per andare quantomeno al tiebreak, ragazzi. E nel senso che se vuoi vincere, Nole, devi comunque sia faticare. 0-15. Non voglio assolutamente concedere la vittoria facile a Nole. No, Shingomba, così gliela concedi però, 0-30. Concentriamoci di nuovo come abbiamo fatto prima, se no si fa poca roba. Brivido qua. Attenzione. Ecco la rete, Nole. E qua si prende il lob allora. E stavolta se lo prende tutto? Se lo prende tutto, ragazzi. 15-30, bella roba. Si fa anche noi il primo 15 di questo quarto game. E secondo game al servizio per Shingomba. Serve bene qua. Fa altrettanto bene a rispondere Djokovic, però. Bello, come schiaccia giù la palla, Nole. Mamma mia, che sborsata, ragazzi. Di giustezza proprio questa. Non me l'aspettavo. Vediamo un po'. Vediamo, Eccola, la di giustezza. Dunque, risiamo al solito. 15-40 e due set point, ragazzi, che dovremo provare ad annullare a tutti i costi. Proviamoci così. Aia. Attenzione.
Larga, ragazzi, e il culo lo annulliamo tenendo testa agli scambi profondi e angolati di Novak Djokovic. Ok, sì, mi avete distratto un attimo, scusate, ragazzi. Buona la prima anche qua, così proviamo a picchiare. No, non è uscita tantissimo bene. Attenzione, qua si mette male, sbaglia. E siamo in parità, altri due set point annullati. Se li è auto annullati, ragazzi, ma noi ci va bene perché abbiamo comunque sia tenuto testa a Nole. Ed è quello che ci conta a noi, no? Questa è una ciofega, però. Una ciofega che non ci interessava. Di nuovo set point per Djokovic, ovviamente, non per noi. Ragazzi, al tablet ci andrei volentieri, sinceramente, Seconda di servizio bruttissima questa. Ragazzi, non mi aspettavo per niente il lungo linea. 3-1 il primo set. Va al serbo dunque. Chiude sul 3-1. Ragazzi, come vedete la differenza di Djokovic rispetto agli altri giocatori è tutta qua. In questo numero 9. 9 i vincenti di Djokovic. Normalmente non ne fanno così tanti gli altri giocatori un pochino più scarsi di lui. Perché va bene, cioè è giusto così, ragazzi, d'altronde è giusto così. È fortissimo Djokovic, è bravissimo. Non c'è niente da fare, direi che noi insomma abbiamo fatto il nostro, cerchiamo di... Abbiamo fatto anche due, ha tirato anche due servizi vincenti, tra l'altro. E... Andiamo avanti, ragazzi, si va avanti così e cerchiamo un po' di capire se possiamo portare a casa o meno qualche set, o insomma il match. Proviamoci, abbiamo visto che se... Cerchiamo di fare meno errori, forse giochiamo un tennis più solido anche noi, riusciamo probabilmente a poter fare qualcosa. Ho provato il passante, non è passato. Peccato, ragazzi, era una buona occasione, 15-0. Ho avuto paura a fare il lob, ma dovevo farlo probabilmente. Dovevo fare un bel lob là. Sarebbe stato meglio. Una migliore scelta sarebbe stata sicuramente. Ah! Ecco la rete, non si frega con il lob, non si frega, ragazzi, perché smescia e addirittura si smescia dalla nostra parte, facendoci capire come funziona quando c'è lui dalla parte opposta del campo. 30-0 dunque. Questo passa. 30-15. Mi piace, ragazzi, infilarlo così, però, perché quando infili uno con il Djokovic mi piace veramente, guarda, mi piace proprio tantissimo, ma tanto tanto. 30-15, si riparte. Alt. Seconda di servizio, trema Nole, trema che arriva cingommissimo. Trema che sta arrivando cingommissimo. Si prende, ecco la rete, e sbaglia, 30 pari, attenzione. Attenzione, ragazzi, attenzione veramente qua. Si prende il lob. No, è uscito malissimo questo lob, ma sbaglia, ragazzi, ci consegna la palla break. Non riesco neanche più a parlare. Palla break, 30-40, non la sprechiamo, cingommissimo. Eccolo lì, c'è il break, c'è il break, ragazzi, 1-0 cingomma. Attenzione, calma, rassettiamo le idee, stiamo calmi, ragazzi, stiamo veramente calmi. 1-0, potrebbe essere la partita dell'anno questa qua. Non ci facciamo i nostri filmini soliti nella mente, ragazzi, non ce li facciamo. Giochiamo punto per punto, scambio per scambio. Prende una riga esterna qua e ci beffa con questo contropiede. 0-15, attenzione, dai, ragazzi, su cingommissimo, su. Sbaglia, 15 pari, ottimo, ragazzi, siamo stati abbastanza solidi nel tenere lo scambio stavolta. Prima di servizio, come al solito, blanda, ricingomma, bello questo. Risponde bene Djokovic, però, allora dobbiamo salire, ma sbaglia. 30-15, ci siamo così, va benissimo. Peccato, questa poteva essere una buona prima se entrava, ma non entra. Era anche stata tirata assai bene. Va bene così. Saliamo a rete a questo punto. No, peccato, questa era una buona occasione, ragazzi, una bellissima occasione. Di nuovo non va la prima di servizio, ci tocca arrangiarci con una seconda ad uscire. Ok, è in campo, quindi questa va bene.
picca di più Djokovic qua. Attenzione, lungo linea che non esce proprio bene, ma va bene lo stesso per il nostro cingombissimo. Ha paura a salire a rete Djokovic, si ricorda il passante preso prima. Eccolo adesso a rete, ma la piglia cingomba, la piglia che Djokovic, che scambio ragazzi, vinto da Nori, ma da applausi questo scambio, bellissimo, veramente, veramente uno scambio favoloso, favoloso, bello ragazzi, bellissimo. 40-30, 30-40 dunque, e subito palla del contro break. Peccato, peccato ragazzi. Veramente peccato, ma insomma siamo sempre qua. Siamo ancora qua. E già. Dai cingommissimo, mettili paura al serbo, mettili paura. Non so come, ma in qualche modo dobbiamo mettergli paura al serbo, se no è un problema grosso. Sbaglia, 40 pari, deuce. Serviamo bene cingommissimo, mi raccomando. No, così, perché non entrano queste pallette? Perché? Vorrei capire io. Aia. Meno male che non è un doppio fallo questo. Cioè, è mancato poco però. Ah! La prendiamo, sì? Resta in campo? Lungo linea, ragazzi. Pensavo incrociasse. Sono restato fermo. Peccato. Di nuovo palla break per Djokovic, ragazzi. Sarà un'impresa di nuovo da affrontare. Questo palla break. Voglio evitare a tutti i costi che Djokovic metta a segno questa palla break. Sono lasciato distrarre, ragazzi. Mi sono lasciato distrarre da questa palla che sembrava lunga. Peccato. Peccato, abbiamo avuto una grande occasione, ragazzi. Ci vuole un attimo di pausa perché faccio una svapata. Peccato, ragazzi, peccato. Si riparte. Servizio Djokovic. Vediamo. Proviamo, insomma, cerchiamo di fare quello che possiamo. Come prima, ragazzi, magari se ricapita un break, attenzione. Si riparte dall'uno pari, secondo set, dunque, qua a Melbourne, Australia. Di nuovo la palletta corta, ma stavolta ci arriva, ragazzi, cingommissimo. E le prendiamo tutte. E non è il vittorio, dirà tutte. 0-15, ragazzi. Brutti scambi, ma efficaci. Efficacissimi. Fino a che il punto è dalla nostra parte e noi ci va bene. Ecco l'ace di Novak. 15 pari, però. Non ci distraiamo, se no si chiappano ace giù come l'arena, a grandine proprio. Come se piovesse. Stiamo calmi. Aspettiamo il suo errore, appunto, stavo per dire, 15-30, perché sta sbagliando assai Djokovic, gli capita spesso a Djokovic di passare dei momenti nella partita in cui ha degli annebbiamenti che spesso e volentieri però butta via con colpi da maestro. 30 pari, ragazzi. In questo grande smash i lob non passano con Nole. Ne passa veramente pochi, ragazzi. Veramente pochi. Eccolo che torna a rete. Passantone. Ah, peccato, ragazzi. Peccato. 40-30. Peccatissimo questo. Poteva essere un buon punto. Ho di nuovo avuto paura. È un ace, ragazzi. È un ace. Ho di nuovo avuto paura del lob perché lo piglia spesso. 2-1, ragazzi. Dovremo tenere il servizio per la prima volta, ragazzi, per andare al tiebreak, se no sarà di nuovo 3-1 Djokovic e ci sarà poco da fare, purtroppo. Passante Djokovic, 0-15. Così proprio non va, ragazzi, eh? Non ci siamo proprio così. Buono, 15 pari, non c'è verso di fargli un servizio e punto, ragazzi, come siamo abituati a fare spesso nelle nostre tattiche. Ok, eccolo qua, l'ho chiamato, è arrivato subito, ragazzi, 30-15, ma questo perché c'è stato proprio una buona prima di servizio, molto angolata e abbastanza imprendibile anche per Novak. Dunque, va benissimo così.
No, il doppio fallo non ci stava per niente qua a Cingomma. Anche no, non era proprio richiesto il doppio fallo, si poteva lasciare dov'era. Secondo di servizio, attenzione, momento delicatissimo del match qua. Prova la paletta corta, la proviamo anche noi. No, esce un troiaio, ragazzi, esce un troiaio. 30-40, palla break, nonché set point per Djokovic. Set point dunque per Novak. Brutto. Beh, lo sapevo. Ragazzi, inizia a essere pesante il risultato qua. 3-1, 3-1. 9 vincenti nel primo set e 7 vincenti nel secondo set Djokovic. Noi a malapena 7 in 2 set. Tantissimi errori gratuiti nostri e anche di Djokovic. E ragazzi, c'è poco da fare, c'è poco da fare. C'è veramente poco, pochissimo da fare, ragazzi. Terzo set, 3-1, 3-1, Djokovic. Ma lo sapevamo, ragazzi, cioè non è una sorpresa, ecco. D'altronde abbiamo già detto, ridetto, di là c'è un certo Novak Djokovic. Poco possiamo farci quando c'è lui dalla parte di là delle reti. Al momento non abbiamo, insomma, se si vincesse sarebbe veramente una cosa clamorosa, perché non abbiamo le potenzialità per andare a battere una persona come Novak. Per metterlo in difficoltà, come vedete, non è quasi mai in difficoltà, cioè anzi, senza quasi, non è mai in difficoltà. Concede qualcosa, ovviamente, perché anche lui è umano come noi altri, ragazzi, però difficilmente. Ovviamente, però Cingomma si impegna a tirare fuori queste cose dal canestro, dal cilindro. 30-15, giusto per, insomma, addolcire un po' la pesante sconfitta. Poi prende anche il nastro Djokovic, ma insomma stavolta ci favorisce, cioè giusta un po' la palla, 30 pari, va bene così, ragazzi, a noi ci va bene lo stesso. Continuiamo però a giocare. No, questa non ci voleva, mi è rimasto impallato l'omino. 40-30 dunque, ragazzi. Riga di Djokovic, ragazzi. Rischia con queste palle lunghe, Djokovic. Assai rischia. Picchia Cingomma. Ah, peccato, ragazzi. Peccato, ragazzi. Era fuori. 1-0, dunque, Nole. Bello, ragazzi, questo di Cingomma. No, questo un po' meno. 0-15, sta tirando, andiamo in barca Cingomma, ragazzi. E non va bene, ci si deve impegnare fino all'ultimo. Cingommissimo, te l'ho detto mille volte, bisogna impegnarsi fino all'ultimo. Tutti i giorni, quando ci alleniamo. Meno male che il nastro ci dà una mano, 15 pari. Mi garberebbe tenere almeno una volta nel match il servizio, ragazzi, sarebbe ganzo. Perché ancora non lo abbiamo proprio mai fatto, tenere il servizio. Forse, no, forse una volta. Forse sì, il primo turno di servizio abbiamo tenuto, nel primo set. Solo quello. E basta, ragazza. Ragazzi, 15-30 comunque. Djokovic a 2 punti dal match. A 2 puntissimi dal match, Djokovic. Cioè, no... Purtroppo tanti punti che facciamo noi, ragazzi, sono perché sbaglia lui, non perché siamo forti noi e tiriamo di vincenti. Ne tiriamo veramente pochissimi di vincenti noi. 15-40 sono 2 match point per Nole. Purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di avere lui dalla nostra parte, ragazzi, perché secondo me con qualsiasi altro giocatore ci si potrebbe fare, ma contro lui secondo me... Non ho mai incontrato Rafa, e quindi non so com'è. Non ho mai incontrato Tsitsipas, non ho mai incontrato tanta gente fra i primi, e non so com'è, ma Djokovic secondo me è il peggio da affrontare. 30-40 comunque, si continua. Un altro scambio ce lo facciamo. Seconda di servizio. Vediamo se va. Va.
Sbagliano le. Annullati due match point per Chingum. Bravissimo. Vantaggio Chingum, ragazzi. Non va qua la prima di servizio, purtroppo. Si va dunque sulla seconda di nuovo. Sì che entra. Oddio mamma. Com'era? Come mi è toccato tornare indietro su quella palla. Qua ha fatto il risultato, ragazzi. 40 pari. Peccato, ragazzi, avevamo avuto una buonissima occasione. Bravissimo Cingomma. Si sta mettendo in difficoltà grosse Novak. Ah, peccato ragazzi. Match point di nuovo. Qua ho sbagliato, aspettiamo. Facciamogli la finta. Ogni tanto una finta ci sta bene, ragazzi. Buono, è una prima di servizio, chiudiamolo. Bravissimo, bravissimo. 40 pari, si ritorna. Terzo match point annullato per Cingomma. Se si avesse sempre la prima di servizio, forse sarebbe anche più facile, forse, perché come vedete questa l'ho sbagliata in pieno. Di nuovo match point, ragazzi, per Djokovic ovviamente, sulla seconda di servizio. Aia, qua ho paura che caschi tutto, ragazzi. Eccolo là, nel peggiore dei modi proprio facciamo finire questo match. 3-1, 3-1, 2-0, Novak Djokovic avanza nel tabellone e manda a casa Johnny Chingomma. Peccato ragazzi, mi dispiace tantissimo per voi che probabilmente ci tenevate che il nostro Chingomma andasse avanti, ma capitevi ragazzi, Nole è Nole, Nole è Nole, vediamo se va a vincere il torneo. Dobbiamo avanzare di settimana per vedere se va a vincere il torneo oppure no. Tanto ci sono solamente challenger adesso. Andiamo a vedere. Nebbione in Valpadana qua. Andiamo a vedere i risultati dunque degli Australian Open. No! No, Djokovic è stato sconfitto da Medvedev in semifinale. Andy Murray sconfigge Matteo Berrettini in semifinale, nell'altra semifinale. E dunque vanno in finale Medvedev e Murray, e Medvedev passa e vince le Australian Open, ragazzi. Andiamoci a vedere le classifiche. Noi non ci siamo mossi, siamo rimasti là in 32esima posizione. Ci sono valsi solo 90 punti purtroppo la settimana numero 4. La settimana numero 5 l'abbiamo saltata e adesso siamo alla settimana 6, ragazzi, e abbiamo Dallas, abbiamo Antwerp e Santiago sulla cemento indoor e terra battuta. Stanno iniziando i tornei in terra battuta. Allora, io l'indoor di Rotterdam sinceramente non mi sfagiola, nemmeno questi tornei qua mi sfagiolano tantissimo. Non ci sono tra l'altro giocatori di quelli che contano. Ovviamente potrebbe essere una buona occasione per noi andarli a vincere e fare punti. E fare punti, ragazzi, anche perché qua si resta in America. Antwerp non so dove sia, Santiago presumo che sia in Cile. Quindi insomma si resta abbastanza oltreoceano. Rotterdam, Montpellier, Rio de Janeiro, qua abbiamo addirittura sempre di là. Boh, non lo so ragazzi quale torneo andremo a fare. Abbiamo anche Ginevra, però sono tutti tornei indoor, ma un 500 quasi quasi ATP. Saltiamoci la settimana, qua ce la prendiamo di riposo, ovviamente di allenamento. E si va a Rotterdam, ragazzi, si va a Rotterdam a vedere, torniamo nella vecchia Europa in un torneo indoor. Sarà un po' diverso ovviamente l'indoor, ma come abbiamo già notato, però insomma è un 500, presumo che ci siano dei buoni giocatori. Nadal, Berrettini, Medvedev, Monfils, speriamo non ci sia Djokovic. Non c'è Djokovic, ragazzi, non c'è Djokovic. Competiamo nel torneo, queste sono le qualificazioni, vediamo chi si qualifica. Nadal lo abbiamo, Monfils, Murray, Federer, Dimitrov, Chingomma, Medvedev, Raonic, Berrettini
grandissimo Berrettini, ragazzi. Già la classifica ATP in testa ci abbiamo: Djokovic, Nadal, Berrettini, terzo posto. Va bene, dai, ragazzi, io sono contento. Sono contento perché comunque sia all'Australian Open abbiamo purtroppo lasciato il torneo a causa di Djokovic, non di uno qualunque. Dunque sono contento lo stesso di risultato. Il primo torneo lo abbiamo vinto, adesso andremo a Rotterdam a competere in questo torneo e nel primo match lo faremo contro Diego Sebastian Schwartzman. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati con me. Se vi va, iscrivetevi al canale per se siete nuovi e siete appena approdati. Seguite le pagine social come sempre e ci diamo appuntamento come sempre qua su Johnny8Gaming nei prossimi video. Ciao ciao!